Ah, che forza! Per realizzare la simbiosi perfetta tra essere umano e tecnologia, siete pregati di indossare il casco neurale. Ah. Cervelloni elettronici. Ma insomma, si può sapere che cosa stai cercando? L'ho trovato! Un quarto di dollaro! Ehi, Alex, stai tenendo il bagno occupato da almeno 3 ore e mezzo. Adesso entro! Sai, ho trovato un posto che compra i capelli. Secondo te di quanto posso tagliarli ancora senza sembrare un ragazzo? Oh! Destra. Ne vuoi un altro? A proposito, sapete quanto pagano le bottiglie da riciclare? Adesso basta! Questo è troppo! Ora calmati, Clover. Vedrai che c'è una spiegazione perfettamente logica per il suo comportamento. Dico bene, Alex? Mi dispiace, ragazze. Il fatto è che ho bisogno di soldi. E subito! Ora che i miei genitori sono andati in vacanza, sono rimasta a secco. Che fine ha fatto la tua paghetta? Io ho le mie esigenze! Stivali nuovi con le suole antiscivolo, figurine profumate tridimensionali. E poi avete visto quanto sono aumentati i prezzi delle candele? Oh, forse sarà un po' banale, ma perché non ti trovi un lavoro? No, non se ne parla nemmeno. Significherebbe avere un capo e sapete che non vado d'accordo con i capi. Mi sembrava di avertelo ripetuto almeno un centinaio di volte. E allora perché non lo fai? Si può sapere che cosa c'è in quella testa? Perché non... Non andare d'accordo non rende l'idea. Già, ma non preoccuparti, bellezza. Noi faremo in modo di trovarti un capo molto gentile. Assaggiate le coscette di pollo di Capitan Chioccia. Sono croccanti e saporite. No, grazie. Oh. E allora come sta la nostra amica pollastrella? Male, direi. E tu non sei affatto divertente. Attenta, Sam, potrebbe anche beccarsi. Non avete mai assaggiato uno di questi cosi? Hanno un sapore di... Beh... Alex, non ti sto pagando per spettegolare con le tue amiche. Tu devi promuovere i miei polli. Sì, signore. Bene, ora chioccia come una gallina. Chiocciare? Sì, come una gallina che sta per perdere il lavoro. Così va meglio. E adesso torna subito a lavorare. Cerca di calmarti, Alex. Già? Non devi permettergli di arruffarti le piume. Bene arrivate, signore Pennuti. Molto divertente. Che cos'è la battuta dell'anno, Jerry? La vostra missione sarà infiltrarvi in un allevamento di polli malvagi. Stavo soltanto scherzando. Il vero problema è che sono scomparse alcune persone. A vederli così sembrano degli imbranati. Oh no, dobbiamo salvare dei secchioni. Un momento. Da una ricerca incrociata sui loro nomi risulta che tutti frequentavano lo stesso internet caffè. Ottimo lavoro, Sam. Potete cominciare da lì. Ma prima i supporti. Occhiali da sole con sensore termico di spostamento a raggi infrarossi, stivali in finto pitone con ventoso e una rete per capelli elettrificata. Non usatela sotto la doccia, è pericoloso. Ho aggiunto un alice capelli magnetico. Insomma, Gladys, credevo di essere stato abbastanza chiaro. Infatti, Jerry, ma ho deciso di non ascoltarti. Questo
dispositivo attrae gli oggetti metallici con la forza di un elettromagnete super potente. Una riccia capelli! Lo sai che mi hai letto nel pensiero? Addio, ragazze. E in bocca al lupo. Qui non c'è anima viva. Questo posto è troppo squallido anche per degli imbranati. Giusto, e quindi i nostri travestimenti sono inutili. Mi sembra un internet caffè come tutti gli altri. Diamo un'occhiata in giro. Avete trovato qualcosa? Non ancora, ma sto controllando dei file. Voglio vedere chi è stato l'ultimo ad usare il computer. Vuoi la password? Ma fammi il piacere. Sì, ora te la do io la password. Stai ferma, bestiaccia! Non ha intenzione di arrendersi. Ma il coso orrendo mi è saltato addosso. Che schifo! Vuoi darci una mano? Io credo che sia qui. Ragazze, l'ho trovato. Ragazze! Senti, sta, così impari a tenere i tentacoli a posto. Sarà meglio farlo vedere a Jerry. Come? Oh no, io devo proprio scappare. Ho soltanto un'ora di pausa. Dopodiché devo rimettermi quello stupido costume da pollo. Provate le bibite di Capitan Chioccia. Chissà cosa cercava di farmi quella specie di ragno. È molto meglio che non ci pensi. Beh, ti confesso che non mi sorprenderebbe se in qualche modo fosse collegato alle sparizioni. Non perdetevi le nostre nuove bevande! Assaggiatele, Capitan Chioccia, non vi deluderà! Che strano, mi sembri diversa dal solito. Lasciami indovinare. Non è che per caso oggi hai deciso di cambiare pettinatura? Non è questo. Vediamo un po'. Forse ho capito. Mi sembri diversa perché oggi indossi un orribile costume da pollo. Quasi mi dispiace per te. Sei così patetica che preferisco non commentare il tuo nuovo look. Non è come può sembrare. O meglio, questo è un costume da pollo, ma lo indosso per beneficenza. Mai sentito parlare del Polloton? Che cosa stai facendo, Alex? Devi essere più gentile con i clienti. Le chiedo scusa, signorina. Le regalo un buono per una coscia di pollo gratuita. Prego, tenga. Non so che farmene. Io me ne vado. Alex, se continui a comportarti così, io ti sbatto fuori, è chiaro? Ah, sì? Allora si accomodi pure, perché non vedo l'ora. Quello che Alex intendeva dire è... Sì, che non vede l'ora di distribuire altre cosce di pollo gratuite ai clienti del centro commerciale. Salve, ragazzi. Vedo che siete al centro commerciale, che sorpresa. Chiedo scusa, ma il Museo della Noia Antica oggi aveva il turno di chiusura. Ad ogni modo, ho finito di studiare quella specie di ragno. Si tratta di un dispositivo di interfaccia neurale progettato per creare un collegamento fra il cervello umano e un computer. Hai scoperto da dove viene? Sì, ha il marchio della fabbrica giapponese Tetsuo Industries. Il proprietario, Tetsuo Takara, è un genio dell'elettronica famoso in tutto il mondo. Ehi, quel tizio ha progettato uno dei miei videogame preferiti, Turbo Ninja all'attacco delle scimmie. Ho sentito, che imbranata. Allora, da un controllo nel database delle proprietà immobiliari risulta che proprio Tetsuo è il proprietario di quell'internet caffè di Vancouver. Bene, si va in Giappone. Sayonara. Guardie armate e riflettori. Questo posto è una fortezza. È vero, non possiamo entrare così. Ci servirebbe un travestimento. Questa è una fabbrica di computer, no? Vestiamoci da babbei dell'informatica. Perfetto. Peggio di così non potremo essere vestite, quindi muoviamoci. Cavolo. Da quando in qua quei noiosi sono così eleganti? Già. Quelle tute sono bellissime. Ragazzi, vi ricordo che siamo in missione. Dobbiamo cambiare travestimento. Wow, queste tute sono favolose. Potrei portarmene una a casa. Andiamo.
Lo sentite anche voi? Sì, si direbbe che il rumore provenga da quella parte. Fate attenzione! Ok, via libera. Che strano. Perché un corridoio dovrebbe finire così? Oh, c'è una fessura nel muro. Sta arrivando qualcuno. Al riparo. Identificazione eseguita. Dovremmo trovare un altro modo per entrare. Da questa parte. Siete pronte? Uno, due, tre. Ottimo lavoro. Fai tu per prima. Io? Qui non sanno cosa significhi spolverare. Sono le persone scomparse. Altro che imbranati, questi sono techno zombie. Quello là è Tetsuo. Controlla queste persone usando l'interfaccia neurale. C'è da chiedersi che cosa stanno costruendo questi techno zombie. Dobbiamo scoprire cosa hanno fatto a Clover. E ora che facciamo? Da questa parte. Ma dove sarà Clover? E dove saranno finiti tutti quegli zombie? Non ci capisco più niente, accidenti. È davvero molto strano. Tutto questo non è semplicemente strano. Sarebbe meglio definirlo un vero incubo. La situazione ci sfugge di mano. È il momento di chiamare i rinforzi. Giusto. Oh, anche Jerry. Tutto questo è meraviglioso. Spegni subito il Cibriacel. È giusto che sia così, Alex. Far parte della comunità computerizzata è estremamente liberatorio. Ai, ai, ai. Ha
Adesso tutto ha un senso. Lasciami subito andare. Opporre resistenza è una perdita di tempo. Confessa, Zombie Sam, sei stata in palestra ultimamente? Anche lui è uno zombie. Pensavi di poter essere davvero più intelligente di un computer? Che vuol fare? Mettere su un mercato di schiavi informatici? Il cervello di ognuno di noi funziona praticamente come il disco rigido e il processore di un computer, ma viene sprecato pensando a idiozie come la moda, i pettegolezzi o i programmi televisivi. Ma è pazzo! Secondo lei per cos'altro dovremmo usare il cervello? Ma con questo speciale virus posso trasformare ognuno di voi in un potente computer, in un nodo della mia grande rete planetaria. Lei non è solo un pazzo, lei è un vero megalomane criminale! Il mio dispositivo trasmetterà il virus a tutti i satelliti, a tutte le stazioni radio e TV, a tutte le cellule telefoniche. Nessuno sfuggirà, nemmeno tu, piccola. Vuole scommettere? Perché cercano sempre di ribellarsi? Di lividi domani. Ti prego, Sam, svegliati. Sono io, non mi riconosci? Unisciti a noi, ci serve il tuo cervello. Ve lo sognate? Vediamo, un piano, serve un piano. Un supporto, ecco che cosa ci vuole. Cipriacel, Rossetto, mi servirebbe un ritocchino. Un momento, la riccia capelli. Scusami, Sam. Oh, ho sbagliato tasto. Che colpo, ma che succede? Sam, ti senti bene? Sei di nuovo normale! Che bella, la riccia capelli ha funzionato e adesso sei sana e salva! Adesso mi è tutto chiaro. La riccia capelli è magnetico e i computer sono super sensibili ai magneti. Ah, i ragni robotizzati si comportano come i computer? C'è solo un modo per scoprirlo. Sto cominciando a pensare come un computer. Sì, anch'io. Facciamola finita e andiamocene via di qui. Non così in fretta. Anche voi diventerete miei computer. D'accordo, questo dispositivo è stato progettato per dare il massimo della potenza arricciante. Ci servirebbe solo un po' di corrente. Ok, ora gli puoi dare una bella arricciata. Allora mettiti al riparo, amica. Questa ragazza ha un appuntamento con la distruzione. Ma che diavolo mi è successo? Ha funzionato! Scotta! Mi sento come se avessi fatto 100 giri sulle montagne russe. Chiedo scusa, signorine. Qualcuna di voi è in grado di spiegarmi che cosa sta succedendo qui? Non si ricorda? I ragni invadenti? Tutti quegli zombie? Proprio niente? Veramente l'ultima cosa che ricordo è di aver scoperto un nuovo virus potentissimo mentre navigavo in rete. Sarà meglio che la Whoop isoli il virus prima che tutto questo accada di nuovo. Sono d'accordo. Non ne posso più di combattere dei tecnotronti senza alcuna offesa. Che cosa c'è? Evidenzia il file, poi spostalo nella cartella. E voilà, il sito web è fatto. Grandioso! Io non avrei mai immaginato che fosse così semplice. Ci dispiace che ti abbiano licenziato dal centro commerciale, Alex. Ma una gallinella come te si merita di meglio. Già, quindi ora sarai costretta a trovarti un nuovo lavoro, fresco fresco. L'ho già trovato, aiuto gli studenti ed è molto più interessante. Dopo la nostra ultima missione sono diventata un'esperta di computer. E la cosa migliore è che adesso comando io. Non c'è un capo che possa sgridarmi perché sono in ritardo o perché sto chiacchierando. Perché adesso il capo sono io. Alex, che cosa devo fare?
Tranquillo, non c'è problema. Basta schiacciare questo e poi questo. Ah! Aiuto! Questo non dovrebbe succedere! Dov'è il capo quando hai bisogno di lui? Lo sai, forse non è tardi per recuperare il costume da pollo. In fondo ti stava bene.